L'idea partiva dal gioco della chiave, quindi sostanzialmente l'obiettivo era che la B si trasformasse in una chiave dove il panorama di Bologna, composto in primo piano dalla sua parte storica, in secondo piano dalla parte più moderna, permettesse di vedere sostanzialmente il diciamo, negativo della serratura. Da qui poi anche il payoff, The Key for a New Experience, che sostanzialmente giocava sul duplice significato della chiave dal mio punto di vista. Il primo, qualcosa da scoprire, l'altro, la posizione chiave di Bologna. Quindi da un lato l'idea di un turismo discreto, di un'economia di prim'ordine, ma che non è particolarmente pubblicizzata, che ne so, a livello di ciò che accade a Milano, faccio per dire, e contemporaneamente diciamo il fatto appunto di questo ruolo chiave che comunque Bologna ha a livello di comunicazioni e di posizione nevralgica per la città, vuoi anche per alcuni elementi chiave come l'università, il CAB, la Fiera. Era per citare soltanto la stazione, per citare alcune cose. Il rosso sostanzialmente e il blu sono forse un po' scontati, però volevano essere un richiamo ai colori di Bologna, anche per dare una identificazione del cittadino, no? In questo logo. E sostanzialmente l'obiettivo, si può andare avanti a vedere anche le altre tavole? Chiedo Certo, no, scusa. scusa. No, no, ci mancherebbe. L'obiettivo, vedete, qui era le potenzialità d'uso, banalmente il portachiavi, ma proprio perché ci cadeva a pennello, piuttosto che installazioni in Piazza Maggiore o banalmente le magliette. Poi ho fatto due ipotesi nella successiva, credo. Sì, due ipotesi di diciamo cartellonistica, dove sostanzialmente era da abbinare con quella che era la serratura. Qui per la verità la foto non è riuscita particolarmente, però l'idea era quella, in questo caso abbinata al cibo, poi ce n'è un'altra abbinata all'architettura, in questo caso con lo sfondo di Piazza Santo Stefano. Sostanzialmente questa era un po' la logica del logo e qui ovviamente è spiegato quello che vi ho appena descritto. Faccio una domanda, hai parlato di turismo, Sì. cosa mi dici di identità della comunità bolognese? Dal mio punto di vista, come posso dire, non è un qualche cosa che si può capire soltanto stando a Bologna, ritengo. Cioè, io credo che, come poi tra l'altro fosse una caratteristica di alcuni documenti allegati al bando, Bologna la si apprezza, ne si capisce appieno il valore, la grandezza soltanto dopo 2 o 3 giorni. Quindi è un'identità molto discreta dal mio punto di vista. Per quello la necessità di una chiave. Questo è un po' lo spirito.